Lei ieri ha definito la promozione di Vannacci, cioè un nuovo ruolo di Vannacci, una situazione indegna. Il ministro Crosetto dice che non c'è nessuna promozione. Io ero rimasto a Crosetto che mentre era al mare quest'estate ci annunciava che sarebbe partita una verifica disciplinare su Vannacci, che Vannacci non parlava e non scriveva, soprattutto a nome di tutto quanto l'esercito, che non era condivisibile quello che aveva detto. Voi avete saputo niente di questa verifica disciplinare che Crosetto ha avviato? Io non ho più saputo com'è finita e ora vediamo che viene valorizzato. Si dice non è una promozione, beh, è una valorizzazione perché rispetto all'istituto geografico militare in cui era prima, sicuramente è una valorizzazione sul piano operativo di Vannacci. Io credo che sia scandaloso da un punto di vista politico. Poi magari lo fanno all'interno della maggioranza perché preferiscono valorizzarlo in termini di carriera militare anziché averlo come competitor elettorale, candidato magari della Lega o di qualcun altro alle prossime elezioni europee. Resta una vergogna e una grave responsabilità. Ma insomma, il problema siamo noi che facciamo questa critica o è la contraddizione nelle parole di Crosetto tra quello che ha detto ieri e quello che diceva nel mese di agosto?